La vera domanda che tutti quanti ne ponis è: ma l'attesa di Macete è essa stessa Macete? No. O sì, non so, non so che adesso ho la risposta a questa domanda. Però, visto che in questo tratto de Macete, che stiamo aspettando Macete, va collocate delle cose che potessi finire in scovazze nel caso che il TG duri più a lungo, oggi ho deciso di celebrare questo momento che potessi essere il nulla con una canzone che si chiama Il Nulla. Il nulla deriva da una poesia che si chiamava Poesia in cui non dirò niente, quindi sconsiglio la lettura. Oggi la go musicata, quindi vi faccio sentire come se un approccio musicale a una poesia nata solo per far perdere tempo agli ascoltatori. Spero che sarete felici di questo omaggio che mi vi faccio e vado all'esecuzione di questa poesia in cui vi metterò una musica. Poesia in cui non dirò niente. Se questo era il titolo, già ti domandi perché così tante parole qua sotto e già vai perdendo preziosi secondi. Se qui non c'è niente che in fondo le ho detto, però non demordi, prosegui in lettura e sai che non serve, ti senti demente, buttar la tua vita, lo so, sarà dura. Perché in sta poesia non c'è scritto un bel niente, se sera c'hai sonno e vorresti dormire, la luce del tuo comodino ti culla, continui davvero, non devi mollare, però te lo giuro, non c'è scritto nulla, se giorno magari pian piano ti svegli, svegliasti se parli al passato remoto, ma la consecutio a quel punto la sbagli. Però non fa niente, qui tanto c'è il vuoto. Le strofe proseguono senza ragione e qui la speranza via via si fa flebile. Che contenuto la storia propone? Le vuote parole nel modo più futile, ma quanti secondi di vita rubati? Mi sento un po' in colpa, ma c'è via di scampo. Ti fermi e i minuti non vanno buttati, ti fermi e non perdi un inutile tempo, ma invece sei qui per l'ennesima strofa, cercando dove è la trovata finale. Non trovo una rima, perciò scrivo strofa. Voilà un'altra frase di vuoto totale. Ormai l'abitudine in radio e in TV è farsi ammaliare dal nulla imperante, perciò sta poesia non lo è meno né più, è un poco di nulla tra il tanto di niente. E quasi ti piace, sei sadico in fondo, la nona mia strofa, ti prego ricorda, se scavi cercandone un senso profondo, si scavi per loro, ma troverai me. E ormai forse arreso, già addocchi la fine. Ho fatto 31, ne faccio altri 7. Ti avverto che ho sonno e ho finito le rime. Mi aspettano le mie meritate nannette. Però per punirvi del tempo ormai perso, vorrei terminare nel modo peggiore. La rima e la metrica in modo più scarso, che aumentino l'astio, il fastidio e il livore. E tengo sospesa la frase finale, lasciandovi lì a domandarvi perché il punto in cui tanto volevo arrivare non c'è. Piaceva questo brano di nulla? L'avevo fatto per aspettando Macete. Quindi, Aia, no, basta, mi avevo fatto una. basta, Io ero un morto. basta, Roba! Sergio, basta. Gomagna, sugheto con le sepe, senza bavarioli. E adesso ho la camisa piena di Macete.
Ma c'è te sport, siamo lunedì e se parlerà finalmente di sport, è tanto mancato in questo periodo dello sport e torneremo per avere qua con noi un nuovo allenatore. Adesso che non sei più Pillon alla guida della Triestina, siamo venuti ad intervistare il nuovo allenatore, che è un cambio di paradigma, perché se vi ricordo bene, con Pillon la situazione era più o meno questa. Mister Pillon, buongiorno. Buongiorno. Stiamo assistendo a una grande ripresa della Triestina. Assistendo a questa ripresa. Anche questa settimana una vittoria fuori casa, tra l'altro. Fuori casa. Non basta vittoria in casa, anche fuori casa. Anche fuori casa. 1-0 contro il Ravenna. Quindi la sua tattica sta quindi funzionando, Pillon. Ma anche cosa dire, non so, a me pare un poco, non pare esagerata sta roba adesso, insomma. Perché io capisco, vinci perdi partite, insomma, però manca un minimo di perdere, no? Che dopo ti monti a testa, dopo anche gli altri che vedono che vinci vengono più agguerriti. Capisco, e vai e provi un poco di ma insomma, cioè, fai, perdi un giro, no? E anche sto portiere ci fa per tutto e para di qua, incrocia, sta tranquillo, cioè. Fa entrare una volta deve entrare, no? Che anche gli altri dopo si resta male, cioè, fa una brutta vita, adesso poca di etica in calcio ci vuole, no? Non dico retrocedere, però una mezza classifica modesta, onesta, una roba insomma che anche il giocatore non si monta a testa, si fa una carriera, una famiglia soprattutto, è più importante la famiglia giocare a ballon qua. Per rilassarsi siamo andati a karaoke, ma non dico Granocce come che canta, una cosa, cioè Granocce fa cosa e canto. Fa corso e canto, magari in futuro ti fai piano baretto, qualche cosa. Preparati, no? Che prima o dopo si finisce qua. Non è che ti sta tutta la vita a giocare a baglio, basta. Oggi invece, questo atteggiamento un po' remissivo del pareggio totale, volemo sebbene, sta un po' cambiando, perché con il nuovo allenatore Christian Bucchi, romano di nascita, lo gaveremo qua e ne spiegherà quali sono i suoi progetti per la Triestina da oggi in poi. Benvenuto Christian Bucchi. Eccoci, buongiorno, buongiorno a Triestina Ascolto. Buongiorno, benvenuto. Spero abbia avuto un'accoglienza ottima nella nostra città. Beh, sono contento di essere allenatore della Triestina. È importante, ho visto una cosa. Come sono arrivato a Trieste, non mi aspettavo. Ho visto una cosa a Trieste. O dico per chi non è a Trieste, c'è il mare vero! È il mare vero! A Trieste c'è il mare vero. Che voi invece non a Roma. Qualcuno non lo sapeva. Ho voluto dire. Noi abbiamo il mare, sì, certo. Vero, mare vero. Ultimamente, mega, ci appa tantissimo sta roba delle etimologie, no? Delle radici, delle parole, per capire da dove vien certe parole. E ho scoperto, cioè, mi se te dico anello, a cosa ti fa pensare? Anello. Ga un'importanza di solito, no? Nuziale, so. L'anello. Sì, fidanzamento. Comunque sei un segno di un momento importante. E andando all'etimologia, c'è. Anello deriva da anus. Cosa ti ricorda? Cioè, non so se... Anus, perché sei un piccolo. Allora, l'anello, cerchio, un piccolo, no? Cerchio, certo. Praticamente anus. Un che si sposa, ciappa, metti una roba dentro il piccolo cerchio. Sì. Sì. Non mi viene la cosa che mi non ti viene, cioè pensa a se sei che avessi fatto il film al posto del Signore degli Anelli, i signori dei piccoli buchetti. Ci può spiegare qual è il suo approccio alla Triestina come mister? Perché Pillon era abbastanza sul bob pareggemo e vabbè, insomma andiamo tutti quanti a farci una griglietta. Il suo approccio qual è? Il mio approccio è un po' diverso. Io prima allenavo a Triestina, ho letto un libro, Arte da guerra, di Sun Tzu. Ah, Sun Tzu, il famoso autore. No, è parente, è Sun Tzu, manco suo cugino, Sun Tzu. È Sun Tzu. Il signore dei piccoli buchetti. Beh. La compagnia del buchetto. C'è mica un altro, basta. Arte da guerra. Come si abbina il calcio l'arte da guerra? Ah, da guerra si abbina il calcio e il giocatore, il difensore, quando arriva l'attaccante non lo deve affrontare. No. O deve abbattere! Allora. O deve abbattere!
pensa che bello proprio titolo. Come, il titolo La compagnia del buchetto. Compagnia del buchetto, bellissimo. Un buchetto per domarli. Effettivamente un cambio di paradigma dal punto di vista attacco rispetto alla precedente amministrazione, quindi lo deve abbattere. Cos'è cambiato quindi dalla precedente amministrazione? L'atteggiamento di partenza da squadra, deve partire con un altro atteggiamento. Con un altro approccio. Approccio! Altro approccio, deve partire con un altro approccio. Un buchetto per domarli. Ma sbaglio. Sbaglio. Messo così, guarda che comincia a avere il buchetto. Se te pensi, il buchetto di fidanzamento. E soprattutto è bellissimo il fatto che lei comunque si affidi alla cultura e ha letto dei libri. Ho letto anche un altro anche libro. Non sportivi, ha un altro libro che in parte mi ha aiutato. Ho letto Guerra e pace di Tolstoi. Tolstoi, sì, Guerra e pace di Tolstoi. E la prima parte c'aveva qualcosa da dire, seconda parte una palla. Seconda parte, la prima parte è guerra. Sì, ma magari che si è diviso a metà il libro. A pace una palla. Una palla! Boh, comunque andare alla ricerca, no? Delle parole, anche se in qualche modo è il segno della crescita di una persona, perché il vuol saper da dove arriva le robe. Quindi se maturità. Lo so. Infatti è una roba che mi non faccio mai, mi dago tutto per scontato e mi invece devo agganciarmi al tuo modo di pensare, a questa nuova maturità che te mi stai insegnando. Sì, ma mi posso dirte, Vara, non montarti la testa, Tite son già, da quando te mi conosci, Tite son già cambiato. Tite che ha già fatto un salto di maturità, cioè, diciamo la verità. Cosa abbiamo conosciuto quei 10-11 anni fa, eri un fioluzzo, sì, psicologicamente un fioluzzo, no? Tu mi facevi anche una certa tenerezza. Adesso ti ha avuto sta crescita, perché stando vicino a una persona più grande, uno matura, uno diventa subito una persona. Se capire la maturità, capire che ti stacca una persona che ha avuto le sue esperienze, apprendere e comportarsi in maniera, maniera adeguata. Esatto. Cioè, l'approccio culturale a questa guerra portata all'interno dello sport ha radici anche ancestrali. Guerra e sport. Ha radici anche più ancestrali, cioè si rivolge anche ai classici. Grandi classici, in questi casi vado ad audiolibro. Audiolibro, grazie a sta compagnia Devonica che ti dà audiolibro d'Omero. D'Omero, mi piace Omero. Sì. Gli devi rompere Omero! Te pensi, se appoggi una persona più grande, più vecchia, per apprendere la maturità, perché sono un vecchio, te puoi capire comunque aver qualcosa da questa persona, no? Gli devi rompere Omero! Allora, l'audiolibro di cosa? D'Omero. D'Omero. L'Iliad. Ah, così si chiama? Iliad, ma audiolibro di Omero. L'audiolibro di Omero si chiama Omero. Iliad, va bene, certo, sì, giusto, della compagnia telefonica. Aver qualcosa da questa persona. Esatto. Specchio riflesso. So che per il Fiorenzuola c'è una certa tensione all'interno della squadra. Voi come state cercando di affrontare questa tensione continua? Che non so se lei ha ancora questa tensione. Non ho capito questa cosa. La prima cosa che devo fare, mi devo ricordare che lui si spocca tanta barba e questa barba finta si sparma dappertutto. È una cosa. Sta succedendo una roba poco. Che devo capire. E questi insegnamenti me li porto nel mondo, perché adesso capisco, ovunque sono mi penso alla tua figura di riferimento e la mia vita si è cambiata. Il giocatore in partita si deve mimetizzare, disturba l'arbitro, essere un po' Vietcong. Capì, ma non si può. Deve da essere un po' Vietcong e si deve preparare. Ma fa impressione, Dio mio. Per affrontare avversario, quarto della guerra di Sun Tzu. Arrivato a una certa età, è anche giusto che riconosco il coraggio di cambiare e di diventare una persona finalmente matura. Se tanti anni che magari uno vedi
la persona dello spettacolo che fa le canzoncine, che fa le robe in pubblico, eccetera, eccetera, ma nel privato è ora di fare un passo in avanti, è ora di progredire. Ma non se oggi questo momento. Pensavo che questo gesto suo fosse una sorta di nervosismo, invece è proprio un mimetismo nella natura per affrontare l'avversario. Mimetismo per affrontare l'avversario. Mimetismo con barba tutte le domeniche disegnata e dopo mi trasformo. Queste sono robe importanti, ma ricordite che se più importante una roba su tutte. Il più importante se è chi che arriva ultimo al barpaga del Noi la ringraziamo per questa prima intervista a Macete Sport, siamo felici di averla conosciuta e le auguriamo una buonissima permanenza. Devi da leggere Arte da Guerra. Devo da leggere, vabbè. Guka va ben? Abbastanza, c'è ancora un poco sulle guance, c'è ancora un poco da cavare, ecco. Grazie. Però secondo me anche se te lessi così non sono grossi problemi, cioè, bon, bon. Mi accorgo mi perché so. Ok, Tite poi tra l'altro Tite sono uno che ha un livello di spirito d'osservazione quando viene trucco mai visto. No, benissimo. Sì, bon, sì. Bon. Te puoi andare a Chort, poi a scuola, non ho nessun problema. Vado. Macete è un programma evidentemente prodotto da Le Culatte. Mole. Se ciò di rosini. Il suo approccio qual è? Il mio approccio è un po' diverso. Io ho letto... È un approccio un po' diverso. Io prima di allenare ho letto il libro Arte da Guerra. Signor Bucchi, scusi. È un approccio. Dirà Shuzu, mi morirò. La persona più tranquilla del mondo, non è che rinemo. Un pensiero che gli ho. Prima di fare l'allenatore ho letto un libro, Arte da... Io prima di allenare a Triestina ho letto un libro, Arte da Guerra di Sun Tzu. Io prima di allenare a Triestina ho letto un libro, Arte da Guerra, di Sun Tzu. Cavoli va. Io prima di allenare a Triestina ho letto un libro, Arte da Guerra, di Sun Tzu. De Sun Tzu. Era De Sun Tzu. Sun Tzu. De Sun Tzu. E chi è un parente? E sono su. Sportivo come approccio, però insomma... È una questione d'approccio. Approccio!
Ho letto Guerra e Pace, Nando Stoi. Ho letto Guerra e Pace, Nando Stoi. Sembra fuligine. Non fa così, però. Io come... un Vietcong. Io...